Albano ha rivelato di aver sconfitto più volte il demonio. Ecco cosa ha rivelato il cantante, i dettagli e le curiosità. Albano Carrisi, classe 1943, è un noto cantautore, personaggio televisivo e attore italiano, e rappresenta uno dei volti più importanti del panorama musicale italiano, e la sua carriera è stata un vero e proprio successo sia italiano che estero. Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino e sin da piccolo ha la passione per la musica, tanto da cantare degli stornelli e canzoni sulla sua terra d'origine. Ma il sogno e la passione per la musica lo porta a 17 anni a trasferirsi a Milano e lavorando in un ristorante, virgola, il Dollaro, frequentato da vari personaggi dello spettacolo, ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti. Proprio in quegli anni, Albano incide il suo primo disco La Strada, virgola, cover di un brano di Gene Pitney nel 1965 per la Fantasy, e comincia a esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano senza lasciare il lavoro. Il suo primo debutto in televisione avviene con il programma Sette Voci condotto da Pippo Baudo, dove riesce a vincere per 4 settimane consecutive la prova dell'applausometro. Il suo primo vero successo è avvenuto con la canzone Nel Sole, che successivamente diventerà un musicarello, dove vede lui come protagonista insieme ad una Romina Power giovanissima. Proprio sul set nasce l'amore e la passione non corrisposto però dalle rispettive famiglie. Egli nel 1969 vince un disco per l'estate con Pensando a te, che arriva prima in classifica. Con Romina comincia a condividere non solo l'amore e la passione, ma anche la carriera musicale. Infatti dal 1974 insieme creano i più grandi successi della musica italiana, come Felicità nel 1982, Ci sarà vincitrice del Festival di Sanremo 1984, Nostalgia Canaglia, Cara terra mia, che raggiungono tutti i vertici della classifica. Nonostante la sua musica e la sua voce unica al mondo, egli ha dovuto affrontare un grosso dramma. Albano e la lotta contro il demonio. Il dramma. Il cantante, in una lunga intervista, rivela alcuni dettagli della sua vita affermando che la presenza del demonio è nella sua vita, soprattutto dopo la scomparsa della sua figlia Ilenia. Il cantante ha fatto una rivelazione davvero molto paurosa e inquietante, anche se ha rinnovato la fede che, nel corso degli anni, aveva perso. Ha confessato: "Fin da piccolo mi hanno insegnato di stare attento anche a quello che non si vede". Albano sostiene di aver sentito la presenza del demonio quando, per una crisi religiosa, si è allontanato dalla chiesa. Egli sostiene che tutto è basato sulla verità e sul perdono.